4-4 tra Brixia Leonessa e Pro Reco, sempre muscoli e grande affaticamento. La partita segue sul risultato di 4-4, 6:30 da giocare. Brescia che va a segno immediatamente, riesce questo schema 3 chiamato da Sandro Bovo con Foresti finalizzatore, vediamo Di Costanzo che non è riuscito a bloccare, lui era sulla traiettoria del tiro, ha la possibilità di effettuare il primo break, Recco che deve evitare che questo avvenga. Rientrato nel frattempo il giocatore, stanno scalando, questo è il momento più difficile e infatti è stato così anche questa volta. Fresia ha messo a segno quello che è il gol del più 2 del Brescia. Alla formazione bresciana di Alessandro Bovo. Ed ecco intanto il gol del meno 1 messo a segno in maniera molto fredda, abbastanza lontana dalla porta, dalla difesa della Brixia Brescia. C'è l'espulsione di Magalotti per il Brescia, superiorità del Pro Recco che ha l'opportunità per riportarsi in pareggio, Casas per Di Costanzo e poi il gol, la realizzazione. Un tempo e quasi e mezzo, intanto i giocatori del Brixia tendono ad innervosire Madarash in questa conclusione del tiro di Cin dai 5 metri. Ma Madarash non si fa indispettire, lui che è ungherese molto freddo, dotato di una... Eccolo, vediamo. Era in anticipo Binky, ha cercato di spostarlo, ma intanto in un contropiede il gol proprio di Binky, che si era involato verso la porta avversaria dopo aver subito il fallo da Calcaterra e è arrivato fino alla linea dei 2 metri. Passaggio. Questa gara di ottime parate, anche questa volta il risultato è fermo sul 7-7 ed ora c'è il gol di Maurizio Felugo, lui è un altro dalla parte opposta ovviamente rispetto a Binky, che quando ci sono i momenti fondamentali delle gare si fa vedere. Arrivano una decina di meno in superiorità. Una serie di finte, il tiro per Perez, nuovamente fuori, cerca di accentrare il tiro e poi va a rete Fresia per riportare in parità questa gara, gara che veramente tiene. Pro Recco non ha potuto giocare granché del suo possesso palla, mentre la Brescia, la Leonessa, ora ancora 18 secondi e c'è il gol. Il gol di Molina, lui che ancora non aveva segnato in questa partita, lo spagnolo della... mentale per la formazione di Bovo, a dare qualche speranza ai tifosi bresciani accorsi gremiti nella piscina, ma intanto ancora una segnatura, uomini pari, un tiro velenoso a rimbalzo sull'acqua da parte di Magalotti, che riesce a sorprendere alla distanza Tempesti, viene complimentato dai compagni. Minuti e 20 se vuole andare supplementari, 3 gol ovviamente o più se vuole vincere. Intanto uno lo mette a segno Madarash, a dir la verità Francesco, con una semplicità impressionante, a dire che non è giusta l'espulsione, quindi anche dalla sua espressione completamente meravigliata qualche dubbio ci viene, dipende anche sempre dalle personalità dei giocatori, non tutti sono uguali. E intanto c'è il gol, l'ennesimo gol della Brixia, ancora una volta con Fresia, sfruttata alla perfezione questa superenterà in questi secondi di andare a chiudere il gap Brescia, che proprio se la vuole portare a casa questa partita. Il gol nel frattempo di Alessandro Calcaterra, 2 invece i gol del fratello. Cioè, porta il pallone, poi si ferma, aspetta un compagno, 1:16 da giocare, ancora Felugo
e il gol di Maurizio Felugo, che ha sfruttato una disattenzione della difesa del Brescia, stava lì, ha fatto finta di cercare un compagno. L'espulsione, quindi pochi secondi in superiorità, la palla sta lì, rimbalza davanti alla porta di Stefano Tempesti e quindi si va ai supplementari. Francesco. Frese ha avuto la palla, match poteva concludere in 4 secondi. Guardiamo, questo è il tiro in precedenza di Molina. Sandro Bovo, che è stato espulso dalla panchina. La palla dalla rete la restituisce al compagno, che nuota con calma per la corrente Madarash, che va ancora a segno anche lui, anche in questa occasione, proprio con la sua tranquillità. C'è intanto l'espulsione, dovrebbe esserci, ed il gol della Pro Recco con Tamás Marz, numero 12, lo vediamo inquadrato, e vediamo inquadrato di spalle Bovo, che ovviamente starà soffrendo in una maniera pazzesca per la sua squadra. La possibilità di andare a segno per la Brixia, e ci riesce Foresti nonostante il tentativo di Casas di togliere il pallone dalla porta. Difesa del Brescia che, al contrario di quanto immaginato, non, ecco, adesso va ad attaccare la palla, e c'è il gol di Alessandro Calcaterra proprio sul raddoppio di difesa su di lui. Alessandro Calcaterra è andato a mettere la squadra avversaria. Bisogna aspettare sabato alle 21:30 a Napoli, nella piscina di Casoria, la gara tra Posillipo e 9 maggio alle 21:30 dalla piscina di Casoria per Posillipo Savona.